Signore e signori, buonasera, benvenute tifose e tifosi biancorossi alla puntata numero 15 di Insieme a Canestro, oggi giovedì 25 febbraio 2021. Una puntata quella odierna, direbbero i grandi coach di transizione agonistica, considerando che il campionato si è fermato per permettere alla nazionale di disputare le, le gare di qualificazione agli europei del 2022. Un bilancio purtroppo negativo, quello di Perm, ma gli azzurri d'altronde avevano già in tasca il pass per l'europeo in qualità di paese ospitante, ma ne parleremo più avanti se avremo opportunità. Intanto passiamo alla presentazione degli illustri ospiti di questa sera. Abbiamo nuovamente tra noi graditissimo ospite per la seconda volta, l'ala della VL, Franz Massenat. Ciao Franz e bentornato tra di noi. Ciao, thank you for having me again. And I'm happy to be here. Thank you. Grazie Franz. E abbiamo il dottor Esimio Piero Benelli, medico sociale della VL e non solo. Buonasera dottore, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, ci diamo tutti del tu, spero. Ci diamo tutti del tu. <ride> e tempo. anche togliamo l'esimio, <ride> imbarazzante. E abbiamo Paolo Poto, opinionista dei Senza Giacca, un'entità comunicativa nata un paio di anni fa, ma ne approfondiremo poi in seguito. Grazie Paolo di aver accettato ciao, il nostro invito. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Nel frattempo ricordo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming e, in e su Facebook in tutto il pianeta. Abbiamo attivato un numero di WhatsApp che mandiamo in sovraimpressione 346-367-3780 per permettere ai tifosi appassionati di interagire eh, con gli ospiti. E prima di cominciare, anche questa volta ringraziamo tutti coloro che hanno... In mandato post e commenti durante la trasmissione e da questa puntata lanciamo una novità il cosiddetto fan engagement fan engagement come direbbe franz Massenat tradotto in eh, termini di marketing il coinvolgimento del eh, tifoso praticamente ogni settimana sceglieremo i vostri tre commenti più belli e, e nell'ultima puntata ovviamente mandate via Facebook e via WhatsApp, nella ultima puntata sveleremo quello più bello e che ci ha appassionato di più e che verrà premiato dalla eh, Victoria Libertas con una maglietta autografata da tutti i giocatori nel roster di questa stagione e da una VL eh, card. Ovviamente poi daremo risalto al vincitore tramite la nostra televisione e i social sia di Rossini TV che della Victoria Libertas. Intanto andiamo a leggere i tre che compongono il podio della settimana scorsa. Abbiamo Roberto Costa che ci scrive complimenti per la trasmissione e per la pacata, propositiva e grande stile di conduzione. Ti ringrazio. Visto il cognome, in quanto si chiama Costa, sono di parte e mi scuso. Sono contento perché Luciano e Ario si meritano queste soddisfazioni per il grande impegno da sempre messo. Un grande esempio anche di collaborazione e amicizia di cui penso l'Italia oggi abbia tanto bisogno. Vedere Walter e Ario insieme è pura emozione. Complimenti al signor Bertini, fa parte di loro e della storia Il Top. Un caro saluto da Cogorno, in provincia di Genova. Anche da queste parti vi seguono con tanto affetto, per questo ho detto che poi su Facebook ci seguono da ogni parte del pianeta. Poi abbiamo scelto Alessandro, Walter e Ario, campioni nella vita prima che sul campo, grazie da Modena e sempre forza VL. E infine Stefano, grazie ancora per l'idea bellissima di parlare di VL ogni settimana. Grandi, poi Darren, riferito a Dei, la scorsa settimana. Volevo far sapere, come hanno già detto tutti, ma voglio ribadirlo ancora, siamo orgogliosi di questa squadra e per questa squadra intendo non solo i giocatori e gli allenatori. Spero tanto sia solo un inizio e spingete ancora di più la VL Card che io ho sottoscritto. Ringraziate ancora una volta Ario e Walter e speriamo di riuscire ad entrare nei playoff. Un grazie gigante a tutti, anche a Rossini TV. Tutti hanno una piccola parte di merito, quindi evitiamo poi alla fine nuovamente di sponsorizzare la VL Card visto che ci ha servito l'assist. Stefano, no, sto scherzando, poi alla fine dottore la... lo ripeteremo l'invito. Quindi pronti via, siete tutti invitati a partecipare a questo concorso per raggiungere questi bellissimi ed ambiti premi messi in palio dal consorzio Pesaro Basket. Franz, cominciamo da te. It's really a pleasure to host you here for the second time. You were at our TV show on December the 17th, I know, just a couple of days before your. Un lucky match uh, of Brindisi e grazie uh, a lot for bening here uh, uh, once more, first of i uh, supporters wants to know how are you. Allora ho detto che eh, Franz è stato qui ospite da noi la prima volta il 17 di dicembre, due giorni prima che si infortunasse a Brindisi. Quindi un episodio abbastanza sfortunato, il suo. E ovviamente tutti i supporters vogliono sapere da lui, dalla sua viva voce, come sta. Sto molto bene, ormai è passato molto tempo, circa 60-70 giorni, ed il processo di recupero adesso procede benissimo. Non posso ancora dire quando potrò tornare a giocare. Ma la riabilitazione va avanti per il meglio. Dall'intervento chirurgico agli incontri con i dottori, il ricovero in ospedale e poi adesso gli allenamenti. Tutto a livelli eccellenti, per questo sono molto ottimista. So Sei felice di come gli ospedali italiani ti hanno trattato. Sei felice di tutto ciò che questo club ha fatto per me dopo l'arma è stato. Onestamente tutto ciò che è stato fatto da questa società per me è stato perfetto. Ho sentito di storie strane su come altri club hanno trattato i casi di infortunio dei propri giocatori, ma qui non posso che ringraziare tutti. Dopo due giorni sono stato operato, quindi immediatamente sono riuscito ad andare a casa per Natale. Ogni giorno vengo controllato dallo staff medico, dai coach, non posso certo lamentarmi. Sei go... tornato a Ewing, so... che è la sua città natale? <laughs> sì, sono tornato a Pesaro dopo l'intervento chirurgico, non era il caso di volare subito. Poi la società mi ha permesso di tornare a casa per due settimane, dove ho festeggiato il mio compleanno per la prima volta dopo sette anni. Mi sono rilassato molto, specie dal punto di vista mentale. Paolo, hai una domanda, vedo? Sì, eh, Franz... Eh, la domanda per me è: come è difficile, difficile vivere le final 8 come un spectator. Mm. That, <laughs> Traduco un attimo, e Paolo quando, gli ha chiesto: sì, quanto è stato that, difficile vivere le final eight da spettatore da fuori, è stato you bello, so ma way, molto complicato. Vuoi essere parte anche fisicamente e fare di tutto, ma in ogni caso vedere i ragazzi, vederli giocare in quella maniera, lottare per vincere il torneo, il tutto mi ha reso molto felice. È stato il frutto di un duro lavoro per loro essere lì e per questo sono stato molto felice. Franz, eh, raccontaci quei drammatici minuti a brindisi in cui ti sei procurato. Dottore, mi corregga. La frattura scomposta del radio e la sublussazione dell'ulna del braccio destro. Che basta così? Sì. Basta Comunque così. <laughs> <laughs> ok, fans. <Bastanza. France. laughs> <laughs> non aggiungiamo. Tell us onda. about that uh, dramatic moments in mm -hmm. Brindisi when you caused a broken radius fracture and subluxation of the ulna of your right arm. All right. Uh well, um, so the game started, we knew it was a real uh la partita era iniziata, tra l'altro una partita molto importante per noi. Avevamo iniziato a giocare alla grande ed anche io stavo facendo la mia parte con diversi canestri realizzati, alcuni assist, ma anche in difesa. Poi stavo andando a canestro quando ho ricevuto un colpo alla gamba destra e per proteggermi dall'accaduto ho messo male il braccio destro. Ho sentito subito un gran dolore. Non appena posate le braccia a terra, un grandissimo dolore. Pensavo fosse le polso. Un infortunio alle polso, ho pensato subito. Qualcosa di poco grave che mi permetterà di tornare subito in campo, non appena sistemato. Così ho detto allo staff medico. Fissatemi bene il polso, fissatemi il polso, voglio giocare subito, andrà tutto bene. Ma subito il dottore mi ha detto che non eri il caso, non poteva farmi rientrare. L'infortunio era grave. Quando mi hanno portato all'ospedale ho realizzato che l'arto era rotto ed ero molto triste. Perfetto. Eh, tutti abbiamo visto quell'immagine di Repesa che ti ha abbracciato nel momento del dolore. We also that image of uh, coach Repesa. Mm. Che ti ha ripristinato in quel momento di paura. Sì, è stata una bella sensazione, lo sapeva che stavo soffrendo. Ho visto dopo la foto, direi proprio che mi vuole molto bene. Mi ha visto subito, ed essendo anche il coach della squadra, ha voluto rincolarmi teneramente. Quanto ti sono stati vicini il coach e i compagni di squadra? How close have the coach and your teammates been to you? Tutti nelle club mi sono stati vicini, con telefonate, messaggi. Mi vengono a prendere per le sedute di riabilitazione, per le terapie, mi hanno portato da mangiare a casa. Tutti si sono preoccupati al massimo affinché io stessi bene anche dal punto di vista psicologico.

La comunicazione, sempre a dirmi come stava procedendo, facendo di tutto per farmi sentire bene, non facendomi accelerare alcun processo e per questo posso solo dire grazie. Thank you to you. <ride> <ride> Dopo passa il conto. <ride> eh, Franz, sul tuo profilo Instagram, I Dream friends, stiamo seguendo passo per passo la tua riabilitazione. E eh, adesso sembra che ti sei messo tutto alle spalle. Now it looks uh, like you are putting it all behind you. On your Instagram profile, I dream friends, we are following step by step your rehabilitation. Yeah, uh, it's just my way of expressing myself. You know, uh, it's, it's a time I've never been. È il mio modo di esprimere me stesso. Non mi sono mai infortunato nella mia carriera così seriamente. È il modo che preferisco per comunicare. So, we can promote your Instagram profile. Yeah, you sì, è ok. Se puoi farlo. Sta promuovendo il suo eh, profilo Instagram. Che è <laughs> um, I uh, yeah, uh, Il uh, mio profilo Instagram è I dream-basso friends. Oh, to me to name, so. Lo metteremo anche in sovraimpressione, così per chi non avesse colto. Ma la domanda cruciale non la faccio a te, la faremo dopo al dottor Benelli. Paolo, avevi un'altra domanda per Franz? No, eh, mi volevo ricollegare al, al discorso Instagram social media, ho una, una curiosità che adesso le chiediamo in inglese, che tutti i suoi post sia Facebook, Instagram, finiscono sempre eh, con eh, it, eh, esattamente it eh, This is my dream. Eh, Ogni post on eh, your social media eh, finisce con This is my dream. Mm. Eh, why? questo è il mio life Questo è il mio sogno, perché è la mia vita che sto vivendo. Ho sempre sognato di vivere in questa maniera, fin da bambino. Il mio sogno è stato sempre quello di giocare a pallacanestro: un mestiere che mi ha permesso di girare il mondo. Non posso certo lamentarmi. Poi ci sono sempre alti e bassi, ma anche questo fa parte del sogno. Dottor Benelli, come i miei ascoltatori ormai sanno, eh, mi documento sempre sul profilo dei miei ospiti, ma questa volta devo ammettere che riassumere un curriculum vitae di 16 pagine è stata un'impresa titanica. Perché in sei, sono molto vecchio. Eh. Diviso in sei sezioni e capitoli. Adesso le chiedo quanto tempo ha, perché io ho portato il suo no, curriculum no. in vite, qui 16 glielo pagine, possiamo cominciare a leggerlo, no. <ride> perché è no, veramente... No. Poi glielo no. restituisco. No, no. <ride> ecco. Gliel'hai anche aggiornato. <ride> è aggiornato, è aggiornato, no, spero. No. Piero Benelli nasce nel 1955, nel 1986 si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna con la tesi in medicina dello sport e da qui comincia una meravigliosa carriera sia poi da specializzando che poi costellata da impegni nel mondo dello sport. Sì, eh, direi che mh, sono stato abbastanza fortunato in un certo senso perché io ho studiato medicina soprattutto non solo ma soprattutto perché volevo occuparmi di medicina dello sport dopo nella mia carriera ho avuto questa Soprattutto negli ultimi 15-20 anni, venendo dalla medicina dello sport questo approccio alla riabilitazione non solo sportiva. Però ecco, il mio intendimento era fare medicina dello sport, sono riuscito a entrare nella specializzazione appena laureato e durante la mia specializzazione sono stato contattato dall'allora la Scavolini Basket, questo è il 33 anno che io sono il medico sociale. Della dal 1988. 1988, esatto, da 1988 sì. e quindi abbiamo vissuto scudetti, coppie taglie, retrocessioni, eh, periodi buoni, periodi meno buoni. È arrivato eh, prima lei o Elio Giuliani? Prima Elio Giuliani, anche se è più <ride> giovane, <ride> e, di un anno credo. No? E, quindi le due colonne cardite della VL siete sì. lei ed Elio Giuliani. <ride> E per sintetizzare anche il curriculum le cose più salienti sono che dal 2008 poi ho, ho, ho diciamo, sull'ala della mia esperienza con la Scavolini ho fatto parte dello staff medico della nazionale di basket dal 2001 al 2007 che sono stati anni anche abbastanza importanti la, la nazionale ha avuto dei bei risultati terza agli europei 80, del 2003 e seconda alle Olimpiadi del eh, 2005 i giochi, lì. giochi no, del Mediterraneo lì. del 2005 io non ero nella in panchina nella finale olimpica però la federazione mi ricordo, mi mandò la medaglia, la eh, copia della medaglia, eh, come, parte. come riconoscimento <ride> per il lavoro svolto precedentemente. Poi dal 2008 medico della nazionale di pallavolo sì. con cui ho, fatto, ho partecipato alle ultime tre olimpiadi con una medaglia di bronzo mm. e una di Argento. Purtroppo non la quarta dell'anno scorso. Per Quindi Pechino, Londra e Rio ricordiamo. Rio. E eh, Tokyo sì. no perché Adesso non si è svolta e speriamo che ci sia sì. ad agosto, a luglio anzi dal 23 luglio ci dovrebbe essere le... Le Olimpiadi del Tokyo 2021, esatto. che c'è già il logo con lo zero cancellato e l'uno no? <ride> di fianco. E... Ho avuto occasione anche di poi di intraprendere un'attività ehm, con l'Università di Urbino per sì. la Facoltà di Scienze Motorie, dove sono docente a contratto da diversi anni e dove completo un po' gli aspetti. Diciamo scientifici che poi cerco di applicare nella pratica quotidiana, nella vita di, sportiva di tutti i giorni. Ecco, accanto alla professione esercitata in cattedra ci sono tantissime pubblicazioni anche. Sì, soprattutto di medicina allo sport e di riabilitazione, fondamentalmente con anche in riviste estere. E, e, un paio di testi ci tengo. A sottolineare perché è una mia passione, un testo sulla riabilitazione in acqua che è uno dei più importanti a livello nazionale. E poi <coughs> direttore sanitario di Fisioclinics. Sì, quello è stato un pochettino una chiusura sì. del cerchio della mia carriera perché con alcuni colleghi, con alcuni fisioterapisti, con alcuni eh, collaboratori con cui lavoravo da tempo abbiamo intrapreso questa avventura, un po' tardi forse, come età però. Viviamo di entusiasmo, come si dice, e, e, e lì ho cercato insieme a, queste, a questi colleghi di costruire una situazione in cui ci fossero tutte le opportunità per gli sportivi, ma come dicevo all'inizio non solo, per tutte le persone, di avere le opzioni migliori per le loro situazioni patologiche, per i loro traumi, per la loro riabilitazione. Quindi c'è una piscina riabilitativa dove Franza... Filmato sì, alcuni visto. Aver, esatto. eh, ha chiesto ogni volta se poteva averli perché eh, a me piace questo scambio che c'è con gli atleti. Eh, questo interesse non solo un'applicazione a critica di quello che gli dici, ma un interesse come eh, penso sia eh, risultato dalle parole di Frat. Comunque c'è la piscina riabilitativa, una palestra riabilitativa, ambulatori medici, ambulatori fisioterapici, box fisioterapici in modo che si possa fare mh, quello che eh, ogni persona individualmente eh, quello di cui ogni persona ha bisogno e da qui nasce il VL Medical Lab. Sì. Ecco, ci parli approfonditamente di questo progetto. Ecco, eh, questo è un progetto che è nato quest'anno, però sulla scorta dell'esperienza degli ultimi anni in cui Fisiochina si è diventato proprio il riferimento per. Eh, la medicina dello sport per la riabilitazione e per la VL, no? È diventata una casa da questo sì. punto di vista per i giocatori, per lo staff, eccetera. E da lì, eh, nelle, nei mesi di lockdown di quest'anno, quando eravamo tutti un po' frustrati e eh, un po' abbacchiati per l'andamento del campionato scorso, ci sono state una serie di riunioni con cui anche Elio partecipava, anche Giovanni, insomma, in cui, con, diciamo, con le, le persone del, dello staff sia dirigenziale che tecnico, che medico, con, con alcune senatore. persone. Sì, forse <ride> diciamo così, eh, ci si è guardati in faccia, si è detto fa, dobbiamo costruire qualcosa tutti insieme, ognuno nel suo settore, qualcosa che... Faccia sì che la VL il, non sia solo la partita della domenica, eh, che non, non viviamo solo perché vinciamo la do, o perdiamo la domenica e quindi abbiamo delle conseguenze positive e negative, o, eh, negative a seconda del risultato, ma costruiamo qualcosa per il territorio, per i giovani e per... Eh, eh, le persone che li appassionati, insomma, e, e dal mio punto di vista è venuto fuori questo progetto VL well Medical Lab powered by Fisiokinesis proprio per l'unione di queste due realtà e delle strutture che rappresentano eh, che ha diverse valenze, uno è che ha delle modalità di assistenza per la prima squadra, ma anche e soprattutto per il settore giovanile, poi questo è stato un po' frenato perché il settore giovanile, come sì, sapete, bloccato, ha avuto un'attività sì. molto, molto, molto limitata. Quindi il progetto che si svilupperà, spero, nei prossimi mesi, in questo senso. C'è tutta una serie di partner tecnici che, sono, che hanno sposato quest'idea, che ci hanno aiutato, che da eh, aziende che fanno i tutori, aziende che fanno eh, macchine per la riabilitazione, attrezzi per la riabilitazione, integratori, eh, adesso, eh, tamponi… Tamponi, il sì, laboratorio analisi, esatto, non solo i tamponi sì, ma anche le analisi sì. che facciamo, le analisi ematologiche che facciamo di controllo, eh, attrezzi per la riabilitazione in palestra, in acqua, come facciamo, insomma, tutto quello che può aiutare un team eh, e, ed è di questo sono molto. Contento e anche orgoglioso perché ha destato interesse. Siamo partiti con otto aziende, adesso siamo a 13 e c'è interesse su questo progetto, anche perché, eh, contrariamente diciamo, alle ultime stagioni, è stato supportato da dei risultati che sono stati in qualche modo sorprendenti e sicuramente positivi. Quindi, eh, diciamo che se un progetto va avanti, anche se l'altro riesce a ottenere qualcosa di più. Quindi, siamo molto contenti di, essere, di esserci inseriti in un momento favorevole. Però ecco, facciamo qualcosa anche indipendentemente da questo. Quindi, l'attività che faremo per il settore giovanile, che abbiamo programmato, l'attività che faremo per la formazione, ci sono tutta una. anche questa diciamo che è un po' sospesa perché ci sono collaborazioni con università per tirocini, per stage, per eh, fare degli studi specifici e col Covid purtroppo è un'attività che è molto limitata, però stiamo riprendendola anche questa. Quindi speriamo anche di farci sentire in questo settore. Sì. Lei ha parlato di pubblicazioni prima, speriamo di fare delle pubblicazioni dove con gli atleti della UL, con le attività della UL diamo, daremo delle informazioni utili per il mondo dello sport. Sì. Dottore, ha parlato di Covid. In una recente intervista del 24 novembre sul resto del Carlino, lei affermava che la chiusura di molte attività sportive è preoccupante, in quanto i danni da inattività fisica sono altrettanto gravi. Sì, è un dibattito in corso, un dibattito aperto tra tutti gli operatori del settore, perché. È... Sapendo e ormai essendo consolidato che l'attività fisica è una medicina, c'è uno slogan molto fortunato dell'American College of Medicine che dice: Exercise is medicine che è stato poi preso anche da TechnoGym, da altre aziende del settore, e proprio perché fare attività fisica è una, una terapia, è anche un fattore di prevenzione per tante malattie come il diabete, come l'obesità, come malattie neurologiche, come malattie cardiovascolari, eccetera, malattie dell'apparato locomotore e così via. Quindi, dover limitare questo settore, proporre programmi di attività motoria perché le palestre di piscina sono chiuse fa sì che questa cura Giusto, non possa sì, essere chiaro, effettuata. Sì, Quindi no. l'invito, il mio era più un desiderio, un invito a trovare dei percorsi per non far sì, adesso per esempio le palestre e le piscine sono aperte solo per gli atleti agonisti, giustissimo così, e per queste persone devono arrangiarsi in qualche modo. Ci sono i centri riabilitativi ovviamente, ma sarebbe bellissimo che ci siano delle situazioni, so per esempio che c'è stato un progetto recente di Sport e Salute, che è l'agenzia del... Parallela al CONI ah, che sì. occupa più dello sport di, non eh, professionistico, ma dello sport di base, che si chiama mh, spazi per, parchi per lo sport, spazi, per, spazi aperti per, per lo, lo sport per lo dove sta investendo, sì. ad, con, con alcuni comuni sta investendo delle attività perché negli spazi aperti magari si potrà fare attività per permettere anche a queste eh, categorie di popolazioni di fare attività sportiva. Oh, avevi una domanda per il dottore, no? Ne avrei una decina, veramente. <ride> non so quanto tempo abbiamo. <ride> Io no. <ride> no, due, mh, due cose. Beh, intanto beh, tutta quello che ci ha esposto fino adesso di medical lab e quant'altro eh, conferma una delle prime cose che Coach Repes ha detto quando è arrivato qui, che al di là dei risultati degli ultimi anni che non erano all'altezza della, della storia della, della VL eh, la società aveva una struttura di... Di altissimo, di altissimo livello, e questa è una conferma. E una, la curiosità era: a questa struttura il coach chiede qualcosa di, di diverso, di una discontinuità rispetto a quello che era, si chiedeva prima? E questa era la prima domanda. La seconda. Eh, mi permetti, abbiamo detto che ci diamo del tempo. Assolutamente. Eh, non, non capita tutti i giorni di avere persone che hanno partecipato alle Olimpiadi, quattro Olimpiadi mi pare. No, tre come in panchina, sì. diciamo, una. e una dal di fuori. Quindi un, un racconto, su so, un episodio, una suggestione, qualcosa che riguarda quello, quello splendido momento unico che sono le Olimpiadi. Dicevo che eh, l'incontro tra Coach Repesa e questa, questa progenialità, questa nostra intenzione di crescere e Coach Repesa che co ha costretto tutto l'ambiente a fare un salto di qualità è, venuta, è stata una coincidenza felice eh, per cui eh, anche il nostro lavoro si è nutrito diciamo, di questi stimoli. Io sono stato molto contento perché desideravo proprio avere qualche stimolo in più. Devo dire che lui lascia molto libero i collaboratori quando si fida, quindi non ha particolari richieste, tranne che far rientrare i giocatori un'ora dopo che si sono infortunati come <ride> tutti gli allenatori. Okay però eh, da quel punto di vista si fida e vuole essere informato, ma poi ha, ha fiducia e se è convinto ovviamente del, del progetto e, e ti dà tra virgolette carta bianca con qualche aggiornamento sì. durante il percorso. Sulle Olimpiadi? Sulle Olimpiadi, ma. Eh, mh, le Olimpiadi sono l'avvenimento più bello che può capitare a un uomo di sport. No? Tutti gli atleti di tutto il mondo, di tutte le discipline, di, tutti i livelli, di, di, di massimo livello che si incontrano insieme. Quindi già l'esperienza del villaggio olimpico è un'esperienza che ti nutre, che a me tiene carico per 3 o 4 mesi, l'adrenalina la devo smattire i mesi successivi. E gli episodi sono tanti, Dico, il villaggio è un ambiente difficile perché si sta... Una sistemazione spartana, non, non, è, non è un grande hotel, non è, è, non è, non è una, un pranzo di gala, no? È diverso da dove, quando vai negli alberghi così, perché sì. ci sono sistemazioni molto spartane, come dicevo. Ed è un ambiente molto dispersivo, quindi deve essere molto concentrato. Incontri tutto. Io ho le foto con tanti campioni, con tanta gente. Non so a Rio mi sono incontrato con Sasha Djorgevic per caso, eh, con Cato Maes che era il rappresentante tanto delle, le foto con loro c'è le religione eh, sì, eh beh, sì lo so ma noi, eh, infatti i selfie ne abbiamo fatti al pensavo volo pensavo usa in eh, sì sì no ma, ce l'ho anche sì. con bolt però loro li conosco a me piacciono <ride> i selfie con le persone che conosci dice quello lo conosco cioè, eh, con Kobe Bryant purtroppo a Pechino che mi è passato dieci sì. ecco un avvenimento me mi viene in mente che dopo la cerimonia di inaugurazione a Pechino eh, si gira nel villaggio per eh, qualche chiacchiera perché la cerimonia è bellissima, ma molto stancante. Così, per, perché il giorno dopo si comincia. E ho incontrato Kobe Bryant e gli ho detto, orgoglioso di incontrarlo, ho detto io sono il medico da Scavolini di Basket di Pesaro, ho, sono stato in panchina quando tuo padre giocava a Reggio Emilia dall'altra parte sì, 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 sì. e lui mi ha risposto in perfetto italiano, oh, ah sì, così si ricordava della Scavolini ovviamente così, e siamo stati, dico la verità, una decina di minuti a parlare e io ero emozionato perché parlare con Kobe Bryant nel 2008 con Dream Team, eh, però è stato molto piacevole perché è veramente molto friendly, molto, eh, molto sì, sì, easy, sì. Così. quindi questa è una cosa che mi ricordo. Voglio ricordare un'altra cosa velocemente, che la mia esperienza come medico nazionale di pallavolo, tre Olimpiadi 4, così poteva essere stroncata dalla prima partita di qualificazione che abbiamo fatto con la nazionale di pallavolo per qualificarsi ai giochi. E era una partita dentro fuori, chi, chi, e col Giappone, e il set decisivo eh, stava vincendo. Il Giappone stava vincendo sorprendentemente perché nel ranking era in una posizione più bassa dell'Italia. Stava vincendo 2-1 con i set, adesso non sto a spiegare perché penso che gli ascoltatori sappiano più o meno che sì, bisogna sì, raggiungere sì. i 3 set e i 25 in ogni 6, stava 2-1 per il Giappone e 24-17 per il Giappone. 24-17 chi conosceva pallavolo sa che 7, la partita... 7, 7, match point. 7 match point, era praticamente <coughs> persa. Non, non è mai successo che una squadra abbia rimontato da 24-17, è, è successo solo quella volta. Era la mia prima partita in panchina con la nazionale di pallavolo poteva essere l'ultima, invece dopo è andata bene, una cosa, forse un segnale, non, mi ricordo che tutti si guardavano così, io non ero ancora così esperto, dicevo dai possiamo rimontare, tutti erano <ride> e così e ci abbiamo rimontato, grandione, più classico grandione. degli arachiri. <ride> <ride> sì, sì, Veniamo a Paolo, il nostro opinionista di oggi, nasce il 2 febbraio del 1963, manager della comunicazione. O delle telecomunicazioni delle telecomunicazioni. Ecco, beh, di, dillo perché sei un perché dirigente beh, di, di un'azienda di un che fa telecomunicazioni. Ecco, non vogliamo fare pubblicità. Se, se, no se sembra un bestiere completamente diverso, manager <ride> della comunicazione. Beh, ti volevo cogliere in fallo. Da sempre coltiva una passione sviscerata per la pallacanestro e ahimè, per la Juventus. Adesso non so se anche. Piero, Juventino. Juventino, ma come fai con Mancino? Come allora, fa a tenere buono? Ce, ce Lui è e... molto più tifosi, di me, io sono più, più pe... pacato. <ride> più pacato. <ride> ce, Quindi... ce lo chiedevamo io Marco in <ride> chat questa mattina, qual era la sua fede. Io sono un Juventino moderato. Come non sono... faceva a tenere buono Mancino <ride> quando <fatti> l'Inter? <ride> Non sono un ultras come Massimo. <ride> ecco, e Paolo gioca anche a pallacanestro dove hai ricoperto tutti i ruoli. Giocava, perché a dieci giocava. anni aspetta, a dieci anni faceva il pivot perché era alto così già, <ride> poi piano piano è arrivato a fare il playmaker. Ma questo perché a quell'epoca, quindi nel 1973 in cui faceva il pivot, eh, ha smesso di invecchiare. Se voi vedete le sue foto quando era così è identico. Quindi un caso di non invecchiamento, di Dorian Gray. Benjamin Button. Esatto. <ride> Nelle serie minori pesaresi, eh, gli anni migliori sono stati con gli Hammers, Hammers, um, di Cristo sì. Re. Raccontaci di quella squadra imbattibile che nel campionato di prima divisione del 1986 stabilì un record mondiale. Intanto parliamo veramente di minors, minors, minors. <ride> Prima di tutto, eh, però parliamo di una squadra messa su tra, tra amici che però erano tutti ex giocatori sostanzialmente, che stanchi di non fare niente ai 25 anni, cioè già usciti da una certa attività agonistica, 25, 26 anni, 24 anni. E, se ok, mettiamo su questa squadra, troviamo lo sponsor, ci scriviamo e, e effettivamente per quel livello lì facciamo... 18 vittorie su 18. E qual è stato il record mondiale? Il record mondiale è Tutti stato colori. che all'ottava giornata, dopo 8 vittorie, abbiamo licenziato il coach. <ride> e questo è nel business dei primati. Con la squadra avversaria, dove giocavano fra l'altro Minelli, personaggi importanti di della, 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 della scavolina di quella giovanile di quella volta, eh, anche lui è uscito dalla, dalle giovanili. Eh, diciamo, ma se perdevate cosa facevate? <ride> cosa avreste combinato? Nel febbraio 2018, poi l'invenzione dei senza giacca. Raccontaci, Paolo, come sono andate le cose, come ci è venuto in mente <ride> di creare questa entità comunicativa? Dirette Facebook, radio, due stagioni qui a Rossini TV con un programma molto seguito, apertura del canale YouTube, tantissime interviste a VIP dello sport e non solo. Ma diciamo che Senza Giacca è un'iniziativa tra amici che, che ci è sfuggita di mano, <ride> sostanzialmente, perché era nata come un'idea eh, un di una chiacchierata tra amici in, una, in uno chalet di montagna, mentre esatto. in, una, in una serata di dopo, di dopo sci, in un, in un posto dimenticato da Dio sostanzialmente da questa chiacchierata tra amici abbiamo detto beh però <coughs> viene bene la gente ci aveva seguito abbiamo cominciato a fare tante dirette parlando di quello che, che ci, ci appassionava quindi calcio, sport, pallacanestro pallacanestro in generale degli, degli altri, di questi parliamo con un po' più di Ragion veduta, degli altri parliamo e basta, <ride> sostanzialmente. E, e da lì è nato poi tutto quello che è venuto dopo, con le varie partecipazioni, collaborazioni con radio, tv e iniziative che, che tuttora si stanno evolvendo, esatto. come, come sappiamo. Ecco, e poi durante il lockdown, con la partecipazione anche di Alberto, che salutiamo, e Antonio, ovviamente. Ti sei scatenato con le video interviste a personaggi del mondo del basket. Beh, beh. Te li ricordi tutti? Io tutti, li ho scritti. Tutti, non lo so, diciamo sicuramente i, i migliori coach, quindi sì. da Postecco a, a De Raffaele, mh, e Sacchetti, sacchetti il coach, esatto. il coach della nazionale, Sacchetti, eh, vari... Ex vecchie giocatori, glorie, sì. vecchie glorie, da, da Andrea Gracis, eh, che è stato in primo, ci ha aperto la strada poi per Antonello Riva, Marzorati, eh, giocatori che magari quelli più giovani che ci seguivano ci chiamavano e dicevano: Ma chi, <ride> <ride> chi sono? <ride> chi è questo, questo anziano? Era Marzorati, sì, no? Sì, e poi sì, vai sì. a spiegare che era la storia del esatto. basket eh, e così via. È stato, diciamo, è stato un bel momento in cui si è potuto. Eh, sfruttare quello che era il tanto tempo libero che eh, obbligatoriamente tutti avevamo a disposizione. E hai dimenticato poi con chi abbiamo chiuso alla grande l'ultima puntata con Dan Peterson. Ah, con Dan Peterson? Beh, sì, perché, perché sì. Dan eh, poi è diventato un po' una. Um, c'è cioè, quasi uno di famiglia per noi, no? L'abbiamo intervistato due volte alla Festival dello Sport a Trento, l'abbiamo avuto ospite qui a, esatto. a Rossini TV, come collegato, collegato in Zoom ovviamente, e, e l'abbiamo avuto oh, la fortuna e la sua disponib grande disponibilità di averlo ospite personale nostro in quel periodo lì. E, ed è veramente un... Eh, un piacere parlare con lui che ogni volta ti riserva qualche Aneddota. qualche chicca e aneddoto. Basta non fargli fare sì. i pronostici, perché su Mi quelli, su quelli abbiamo visto che proprio. Fortunatamente. <ride> per, per, anche, per se, anche se non è, ti ricordi nell'ultima intervista, a, a, proprio era ospite qui a Rossini TV e si sapeva già che Pesaro aveva assunto Re pesa eh, e lui si disse: Vedrete che cosa che. Lo sapevamo in linea di massima, però era spesso proprio la sua opinione. Vedrete che, che grande allenatore, personaggio, dice, ricordando la, la città in Turchia dove ha vinto lo Scudetto, ha detto chi conosceva <ride> <ride> prima, prima che si andasse a Dottore, eh, i tifosi scalpitano e vogliono sapere. La domanda sapere più importante della trasmissione. Esatto, vogliono sapere, l'ho tenuta in fondo perché almeno sì, sì. lo share si mantiene. Stati. Allora la prendo larga. It's allora, about you, of course. The crucial question of. You're the coming night. back. Uh, no, that's fine. that's fine. No, ehm. Devo dire che la, la riabilitazione di Franz è andata, sta andando piuttosto bene, sta andando molto bene. Sì. E è stata quasi scolastica, cioè non, non sempre le riabilitazioni sono lineari, anzi, quasi mai, no? ci sono degli, degli intoppi così. Diciamo che con Franz questi aspetti sono stati molto, molto limitati, siamo andati avanti con la riabilitazione col fisioterapista Giovanni Pigalarga col preparatore Roberto Venerandi con il nostro addetto agli infortuni Claudio Bassi che si sono via via in varie fasi inseriti lui ha fatto una prima fase in acqua poi una seconda fase in palestra e rispettando i tempi insomma sì. con, con grande facilità e con grande anche perizia e, c'è stato uno scambio un reciproco è, be è bello che franzo perché c'è un, uno scambio c'è una facilità di comunicazione la sta prendendo larga si sì, molto adesso perché... mi sto cercando altre cose da dire Così, no, adesso siamo alla prossima settimana, sarà cruciale, abbiamo dei test che faremo nel fine settimana, de, de, degli accertamenti clinici e delle valutazioni che faremo a fine settimana perché ci sono due aspetti da considerare, uno, lui ha avuto una brutta frattura, quindi la, 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 il consolidamento del callo osseo che deve essere completo e forte e la sua funzionalità che sta migliorando de, veramente di giorno in giorno e quindi valuteremo queste due cose anche con una, diciamo, una visita con i chirurghi che l'hanno operato a Modena e con il nostro consulente ortopedico Rauzzini e, e tutte, Dobbiamo mettere insieme tutte queste cose e fare delle considerazioni. Il problema eh, principale sono i contatti. Lui adesso come funzionalità non dico che al 100% ma eh, quasi. Quindi non ci sono problemi, ha già fatto qualcosa sul campo, senza, senza contatti, senza opposizione, con, anche con qualche compagno di squadra, passaggi, tiri, eccetera. Dobbiamo valutare questo aspetto, che non è assolutamente secondario, perché è un, venendo da questa butta frattura, per i tempi, direi la seconda metà di marzo, in ecco, Cremona. Sostanzialmente no, dal punto di vista biologico sì. no perché sarebbero così, però faremo queste valutazioni e sinceramente dal mio approccio è tutto quello che può succedere di positivo, deve essere, tutti gli speragli che ci dà gli esami così devono essere considerati, però dobbiamo considerare anche la, la biologia perché non è... Quindi eh, Cremona sì, Varese no, sì. No. no. Simona no, Varese ni, ni. Ecco, <ride> no. ecco, se vogliamo essere seri se vogliamo essere seri di là delle battute eh, perché insomma mh, come dico tante volte è stupido forzare una, un rientro non perché io voglia essere prudente in maniera eccessiva o scolastica perché sono anche insomma, come ho detto prima 33 anni che sono alla VL sono anche un tifoso e quindi anch'io mi sento dall'altra parte sperando che eh, i giocatori rientrino prima possibile, però sarebbe stupido forzare per poi trovarsi esatto, a un, a un, sì, un, sì, sì, un altro sì. stop. Quindi valuteremo tutte queste cose e decideremo con eh, discernimento. Con giudizio. Bravo. Eh, Paolo, in, la scorsa settimana, al termine delle bellissime final eight, eh, finalmente ha parlato anche il presidente dell'azienda Vittore Baretta. Beretta scusi che sponsorizza la squadra ha detto il basket a peso è una cosa seria anzi è lo sport eh, nazionale e gli hanno detto lo sai che i tifosi fanno incetta di prosciutto di Carpegna adesso e anche di cubetti anche tu li compri? No, i cubetti sinceramente no, però il prosciutto, ma lo compravo anche prima perché effettivamente è buono, no, no, al, di là, al di là di tutto. A parte gli scherzi, dottore, lei che lo ha conosciuto, che personaggio è? Ce lo descriva il patron, il, patron. il grande, Beh, mi perdoni sì. questo nome, il grande vecchio della famiglia. Io l'ho conosciuto a Milano, quindi sì. no, non posso dire di averlo frequentato, capire, C'ha questo... Eh, questo alone di, di, di tutti i patroni, di questo carisma, no? si sì. vede da, anche da poche parole che è uno eh, che ha fondato un impero che è abituato a gestirlo con, eh, eh, diciamo con semplicità e però con eh, autorevolezza. Insomma, quindi, un personaggio in qualche modo affascinante. Anche perché ci sono delle analogie incredibili tra la famiglia Beretta e la famiglia Scavolino. Sì, non volevo toccare sì. il mito, <ride> così però. Il no, genealogico sì, è pazzesco. No, a parte l'altro sì. genealogico, anche come carisma sì. del, del, eh, diciamo, del patron eh, di riferimento, ci, so, ci sono delle analogie anche lì. Incredibili. Franz sì. eh, Delfino ha dichiarato che i playoff sono un traguardo alla nostra portata. E il prossimo mese sarà decisivo perché abbiamo 4-5 partite contro squadre che ci stanno dietro in classifica e bisogna batterle. E Delfino ha detto che i playoffs sono un milestone within il reach next month e sarà decisivo perché abbiamo 4-5 partite contro that che stanno dietro in the standings e dobbiamo batterle. You the same, uh, that's our sì, lui è il nostro capitano e in se in ha detto così ha ragione. Per, do, per noi i playoff sono un traguardo raggiungibile, basta he sconfiggere he le squadre he dietro he di noi. He... Non sarà sicuramente facile, ma abbiamo una grande possibilità. Mancano circa 10-11 partite. Se vinciamo quelle che dobbiamo vincere, avremo ottime possibilità di arrivarci. E Franz, la ehm, tua opinione su Gerald Robinson? La tua opinione su Gerald Robinson, mm -hmm. che ci ha lasciato la scorsa settimana? Uno, è un è un per il nostro team. Uh... I È una bravissima persona, un grande giocatore, quello ideale per la nostra squadra. Sono state necessarie una o due partite per rodare. Veniva da Roma dopo una brutta situazione, ma tutti lo abbiamo subito accolto con entusiasmo e lui ha confermato di saperci fare. Adesso è in Francia, gli auguriamo il meglio. Ha giocato molto bene anche in Coppa Italia, specialmente la prima partita, quella contro Sassari. Siamo rimasti molto contenti di lui. E Paolo, tu sei un esperto di Eurolega, chi va alle Final Four? Quattro <ride> nomi, sparati uno dietro l'altro. Faccio di diverso, ti dico che ne rimane fuori una di queste cinque: tra le due spagnole, ovviamente Reale Barcellona, Olimpia. Zenit e Cesca. Una di queste rimane fuori. Quindi Milano? E Olimpia. Ah, Olimpia, sì, scusa. Ero no, distratto. Te ne ho dette cinque. <ride> ero distratto una, un attimo. Una di queste rimane fuori. Non è no, era difficilissimo. Non <ride> <ride> Franz, uh, which team will be the winner of uh, the NBA ring? Quale oh. sarà la squadra che vincerà la stagione NBA? Uh. I'm a James fan, so, uh, Sono un tifoso di LeBron James e quindi direi Lakers per lui. È il miglior giocatore al mondo adesso. Ma credi che sia il team preferito? Yes. Il team migliore per raggiungere questo obiettivo? Sì. Il migliore squadra che possa oh, raggiungere, yeah. raggiungere questo obiettivo. Yes. E continuiamo con i pronostici che chi vince il campionato italiano, dottore. Beh, questo sembrerebbe scontato, no? dopo che si è vista la Coppa Italia, che l'Olimpia Milano sì, quest'anno sarà un anno buono perché ha fallito gli ultimi anni, quest'anno sembra che ha raggiunto quella coesione, quella capacità di utilizzare i giocatori nelle varie situazioni Eurolega, Coppa Italia e, e campionato per, per vincere. Ecco, con i pronostici dei nostri tre ospiti, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci vediamo fra poco. Ritornati in trasmissione due settimane fa abbiamo avuto in collegamento da Los Angeles il cerbiatto Darren Day. Oggi non potevamo esimerci dal ricostruire la coppia, la coppia dei sogni, la coppia che ha regalato tutti i titoli immaginabili e possibili alla nostra squadra. Signore e signori, anche lui da Los Angeles, California, Mr. Darwin Cook. E io gli tributerei un applauso ah, no. da tutti i nostri tifosi. Thank you, Darwin. Apprezziamo tantissimo il partner, fatto di averti qui our con our noi questa sera. Sei l'ospite d'onore del nostro programma TV televisivo TV dedicato TV alla Vittoria Libertas. Thank you, Darwin. Oh, thank you. Thank you for having me. Ripeto adesso la stessa frase che ho usato per Darren Day un paio di settimane fa: Darwin è la storia della pallacanestro a Pesaro, il Dio mandato sulla terra dal paradiso delle basket per insegnare a Pesaro come vincere, i trofei con i nostri colori, due scudetti. Confermi tutto, Darwin? It it yeah it's true. <laughs> But I had um Walter Magnifico, Ario, um Andrea Zampolini and Darren Day and the rest of our supporting cast. You know, si sì, è Marboni. vero, ma avevo compagni come Walter Magnifico, Ario Costa, Andrea Gracis, Zampolini. Darren Day, Sandro Boni. È stato molto semplice per me giocare in quella squadra. Sì, certo, abbiamo vinto due campionati, ma è vero che ce allenavamo sempre molto duramente, soprattutto anche per fare felici i nostri tifosi che ci seguivano in ogni palazzetto. E una, adesso una breve introduzione, perché noi abbiamo anche un pubblico formato da giovani che magari non erano nemmeno nati quando Darwin era qui a Pesaro. Darwin è nato nel 1958 a Los Angeles, ha frequentato la Crenshaw High School. We are making a short biography of your life, Darwin, for those uh, who had not the chance to watch at you when you were here. So, uh, okay. give us a couple of minutes. Nope. E, wow. e poi si trasferisce a Portland in Oregon, dove gioca per i Portland Pilot nella NCAA. Nove anni in NBA, nine years in the NBA, with the New Jersey Nets, a quell'epoca non erano ancora Brooklyn, erano New Jersey, Paolo te lo ricordi, Washington Bullets, San Antonio Spurs e Denver Nuggets. Nel 1988, Piero eri già qui, A stagione iniziata venne chiamato in Italia dalla Scavolini-Pesaro, guidata da Valerio Bianchini, al posto di... Asa Petrovic, ti volevo cogliere in fallo, ma hai preparatissimo. E qui va a formare quella coppia formidabile con Darren Day, tra le più forti di tutti i tempi, mai viste nel eh, campionato italiano. Darwin, eh, raccontaci brevemente della tua reazione nel 1988 quando fosti chiamato da Bianchini. Darwin, tell us briefly your reaction in 1988. When you received a telephone call from Italy from uh, uh, Bianchini, did you expect that day afterward to make Pesaro great in Italy and not only? Oh, well, well first of all, uh, I met um, Coach Valerio. He came to see me. I was playing in a, a minor league and he came to see me play. And once we met and he saw me play, he was like, I need you in Italy. E ho disse quando leaving? Innanzitutto, avevo già incontrato coach Valerio. Era venuto a vedermi giocare in una minor league Mi vide e mi disse che presto mi avrebbe chiamato in Italia. Quando mi chiamò, poi mi disse che se fossi venuto, avremmo avuto alte possibilità di vincere lo scudetto. Gli mancavano un paio di elementi nelle motore. Per fortuna io ero uno di quei due pezzi e l'altro tassello che mancava era Darren Day, un giocatore che già conoscevo. Quando iniziammo ad imparare a giocare insieme tutto è stato più semplice per me, anche l'autoconvinzione di giocare con altri grandi giocatori. Il più importante per me fu Andrea Gratis, un giocatore che ha poi reso più semplici con il suo ruolo. Le mie performance, Walter, Ario, Zampolini, erano tutti prontissimi a vincere tutto. Darren, eh, Darwin, sorry, so you were the guy who recommended uh, Darren to join the team. Sei stato tu che hai consigliato e raccomandato Darren più, qualche mese più tardi. Well, you know, they, me e Darren talk about it all the time. Um, they were, um... Beh, direi che eravamo in contatto. Poi nel frattempo si infortunò Greg Ballard. Diciamo che Darren fu la prima scelta. Mi chiesero cosa ne pensavo di un giocatore che poteva segnare tantissimi punti a partita. Ed ecco che pochi giorni dopo l'ho visto arrivare. Posso confermare da quando Valerio mi chiese cosa ne pensassi, non esitai un attimo. Sì, lui è il nostro uomo, gli ho detto. Poi, nel 1988-89, torna in NBA lasciandoci con Larry Drew e Norm Nixon quell'anno lì. E poi si è fatto evidentemente riprendere dalla nostalgia perché è tornato l'anno dopo per eh, rivincere eh, lo scudetto. E in quell'anno. Un altro ricordo indelebile è stata la Final Four di Bercy. Tu Piero Ceri sicuramente. Darwin, dopo un anno, you came a Pesaro, you had la chance to vincere another championship, but uh, tell us about the unforgettable memory uh, which was the Final Four in Bercy in Paris. Oh wow, that was un'opportunità um, that was an Um molto bene, but like we were unfortunate to lose un close game to um è stata un'opportunità incredibile parteciparvi. Giocammo molto bene ma fummo sfortunati e perdemmo contro la squadra di Tony Kukoc Ma è stato un onore andarsi a giocare un titolo europeo. Andare a giocare la Final Four fu pazzesco per tutta la città, per i tifosi. È un ricordo che mi porterò sempre dietro, che non dimenticherò mai. Non abbiamo vinto, è vero, ma abbiamo imparato tanto da quell'esperienza. Darwin, nel 2017 sei stato anche nominato head coach dei Pioneer alla University of Antelope Wally. Com'è stata questa esperienza? In 2017 sei stato head coach. At pioneer uh, from of University of, of Antelope wally -E. how was that experience? It was something I've always prepared for being a head coach. Uh, my first year, I came in and we won 20 games off the off the off the back and won our league for the first time. Sì, è stata una bella esperienza da capo allenatore Al Alle primo anno abbiamo vinto 20 partite. partecipando per la prima volta alla conference nazionale nella storia dell'università. Sono rimasto solamente un anno, ho preferito poi fare altro nella vita piuttosto che l'allenatore. Ok, Paolo, hai qualche domanda per Darwin? So che ti sei ma, preparato, ma, eh, eh, Darwin è eh, curiosity, eh, ma è reality o una legend? Eh? Il dinner in Los Angeles con il coach Bianchini, in cui Darwin, è leggendo in realtà l'episodio in cui a Los Angeles, a cena con Bianchini, prima di venire a Pesaro gli hai detto: Coach, io sono quello che stai cercando. Uh, that's reality and a leggenda. <laughs> no, quando venne a vedere me play, I, sì, è realtà ed anche leggenda. Quando venne a vedermi giocare io sapevo già che fosse il posto dove volevo venire a giocare. Non avevo idea di dove fosse Pesaro né quanto grande fosse la città, ma mi ha convinto subito, dandomi la guida della squadra, essere il leader di una squadra che era già nelle mie corde. Sapevo gestire questo ruolo, anche se non parlavo la lingua. Ma sapevo benissimo che cosa succedeva all'interno di un campo da basket. Potevano tutti parlare in italiano e quando venivano per tradurre io già sapevo che cosa mi avrebbero comunicato. Direi che mi ha offerto una grandissima opportunità. Darwin, when will you come back to to you. quando tornerai a Pesaro? Perché Paolo vuole fare un'altra intervista con te. Quando tornerai a Pesaro? Perché Paolo ti vuole intervistare nuovamente. Well, as soon as they clear all this pandemic stuff away and everybody's safe to travel and visit, you know, I will be there. You know, Pesaro is my second home, and every time I come back, I enjoy, I enjoy the visit. And plus, I have to meet my new brothers. I, always do a see them on TV. I don't get to. to talk. Appena si chiarisce questa situazione pandemica e si potrà viaggiare in sicurezza. Verrò a Pesaro, che è la mia seconda casa. Ogni volta che torno lì mi diverto moltissimo. Inoltre avrò l'opportunità di incontrare il mio nuovo fratello, quello che sto vedendo in televisione adesso. Potrò parlare con lui, vederlo giocare, e lo inciterò a giocare forte per la città. Spero davvero di tornare prestissimo. Darwin, ma ricordi qualche parola in uh, slang di Pesaro? So, say that again? Do you remember some uh, word in the slang of Pesaro? A war? In the dialect of Pesaro. If you remember oh. some words. Yeah, child. <laughs> 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 I, I can't. I remember all the bad words they used to say in the stadiums. OK, I can't but we say are those, those, on television but... now. <laughs> Sì, mi ricordo qualche parola che volava al palazzetto, qualche parolazza per lo più, che esattamente non si possono ripetere in televisione. Quando entravo in arena ne sentivo di cotte e di crude. Diciamo che capisco molto di più di quanto sia in grado di parlare. Perché, quando andavo ad allenarmi, tutti volevano parlare in inglese, mentre io volevo parlare in italiano. Così, lunedì, martedì e mercoledì erano i giorni per l'italiano, mentre le giovedì, venerdì e il sabato erano riservati all'inglese. Perfetto, allora Darwin, uh, if you vuoi i nostri vuoi salutare uh, tutti i fan, uh, tutti i tifosi che saranno stati contentissimi di vederti stasera. voglio dire a tutti i che amo apprezzo e che saranno sempre famiglie me. You know, Pezzaro, like I said, è il mio secondo and Ogni volta che vengo, il amore e la gioia sono così pieni che non voglio lasciare. E per il team, you know, guardo voi tutti. Voglio dire a tutti One i tifosi che li amo ancora. Apprezzo tutti perché sono una grande famiglia per me. Pesaro, come ho già detto, è una seconda casa. Ogni volta che torno sono felicissimo e non voglio poi più ripartire. Per quanto riguarda la squadra sappiate che vi guardo e vi seguo sempre, ma soprattutto tenete presente che avete i migliori tifosi d'Italia, che vi sostengono sempre. Siete stati costruiti per vincere lo scudetto, i tifosi vi seguiranno e vi sosterranno sempre. Ogni tanto sembrano pazzi, ma capirete che giocare a pallacanestro a Pesaro significa giocare nella città della pallacanestro e questo lo sarà per sempre. Non vedo l'ora di tornare, vedervi giocare, stare con i tifosi, esultare con loro pazzamente sulle tribune. Ma li amo e non vedo l'ora di essere da voi presto. Anche perché Delta Airlines ha appena annunciato che ad aprile riaprirà le rotteere per l'Italia. Pertanto incrociamo le dita e speriamo di accoglierti presto qui da noi. Sì, e poi un'ultimissima cosa: ho I'm avuto l'opportunità di lavorare per l'Università di Portland prima delle Covid. Se poi diventerò anche capo allenatore, porterò la squadra sicuramente in Italia a giocare. E spero di ottenere quell'impiego. Grazie, right, Darwin. Darwin, bye, Bye bye. france, you expected uh, a legend like this. i wanted to ask him questions, but it was it felt made me feel good, you know. Uh, again, i see his pictures all around the arena and to hear how he feels about the city and i don't know, it, just, it makes <laughs> me feel like yeah. a little bit of, <laughs> <laughs> of shock, you know, because uh, you never really get this kind of uh, engagement like with older players that won championships at the team you're on. That was the first time for me and I was just like a kid, you know, like oh speak some more, speak <laughs> more, you know. So uh, th that I was I will give you see. his <laughs> telephone number <laughs> no, later. <right>. <laughs> <laughs> that was good, that was good to see and it felt good. <laughs> Neanche a dirlo che tutti i fans di Pesaro si aspettano che adesso Franz possa emulare le gesta di Darwin no Piero eh, Sono due ruoli diversi, però come carisma, come importanza nel gioco, sì. Benissimo, siamo arrivati anche oggi al termine della trasmissione, ricordiamo come abbiamo fatto all'inizio che siamo ancora in tempo tutti a sottoscrivere la VL eh, Card, mi raccomando eh, commenti su Facebook e sul nostro telefono 346-367. 3780 per il concorso Fan Engagement che avevamo annunciato all'inizio. Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì prossimo. Stessa ora, stesso canale. Attenzione alle repliche che vanno adesso in sovraimpressione. Insieme a Canestro è rivedibile il venerdì domani alle 11.40 e alle 15.20 il sabato alle 16.15 alle 22, domenica alle 10 e alle 15. E ovviamente clic, clic, clic sulla nostra pagina Facebook, sul profilo Instagram e sul canale YouTube. Un saluto rapidissimo dai nostri ospiti, comincia il dottore che sta scalpitando. No, no, grazie. Grazie dell'ospitalità, è sempre piacevole ricordare i vecchi momenti come abbiamo fatto con Davide, ricordo anche che non abbiamo parlato della grande impresa dell'Open perché fu un'impresa arrivare ai supplementari con sì. New York Knicks con 30 punti, 29-30 punti. Di David. Due ore di trasmissione. E infatti, so. beh, come <ride> dicevi tu, sto scalpitando ma non in senso scherzoso e grazie per lo spazio dato alla nostra, alle nostre iniziative e alla VL Basket di oggi. Benissimo. Paolo, grazie no, no, no. di essere venuto. Grazie a voi di avermi invitato. Un'ora piacevolissima eh, parlando delle cose che amiamo. Esatto. Come, come a palacanestro e la VL. Franz, see you on the ground uh, next month. No, I don't no, say no. any date. <ride> non <laughs> yeah, dico so. nessuna data. Ci vediamo alla Vitrifrigo Arena a questo punto. Yeah. OK. Thank, thank you very much. Thank you. Thank you. Grazie Have a you tutti. A giovedì prossimo.